Buona serata dalla Pallapoggetti di Cecina. Oggi ultima giornata della regular season per il basket Cecina, con il rosso-blu che con la vittoria conseguita nell'incontro infrasettimanale di mercoledì a Castelnuovo hanno raggiunto la matematica salvezza e oggi affrontano invece una formazione che ha bisogno come il pane di questa vittoria. Infatti Costa Volpino, che insegue a 2 punti, avrebbe la possibilità con una vittoria di raggiungere il rosso-blu ma anche il Don Bosco di Livorno e quindi estromettere proprio i livornesi dalla salvezza e prendersi questo mantenimento della categoria, lasciando alla formazione livornese il problema di affrontare la lotteria dei play-out. Quindi motivazioni importanti per la formazione di Gabrielli, motivazioni importanti però anche per Cecina. Elettromeccanica vuole chiudere bene la stagione e quindi proverà a fare il tutto per tutto per conquistare la vittoria. Siamo quasi pronti per l'inizio della gara con i due quintetti che si stanno preparando a scendere in campo. Vediamo prima quello degli ospiti, composto dal numero 7 Baroni, 9 Tracchi, 10 Furlanis, 13 Coviello e 15 Guerci. Risponde Campanella con quello che ormai è il suo quintetto base negli ultimi mesi ed è composto da Del Testa, Bertolini, K, Ballini e Cappanni. Gli arbitri sono i signori Benatti e Soavi ed ora le due squadre vanno a piazzarsi pronti per il primo salto a due con Cappanni e Guerci che si sfideranno appunto nella conquista del primo pallone. Tutto pronto e iniziano gli ultimi 40 della stagione. C'è una palla toccata anzitempo da Cappanni secondo l'arbitro e quindi palla che viene assegnata per la prima rimessa alla formazione ospite. Subito Tracchi, playmaker di Montevarchi che gioca ormai da anni in Lombardia, che si poi gestisce questa palla per Guerci che vuole andare vicino a canestro a sfruttare le sue lunghe leve. Ora c'è un canestro con fallo da parte del numero 10 Furlanis, fallo è di Ballini, è il suo primo. Ci saranno quindi, c'è quindi la possibilità subito per Furlanis di incrementare dalla lunetta il vantaggio, realizza anche il tiro libero e quindi si parte subito con un 3-0 a favore della formazione ospite, con K che ora va da Cappanni, ancora fuori per lo stesso K che si va ad avvicinare a canestro, sbaglia da sotto ma Cappanni prende un buon rimbalzo, però non è stato toccato il ferro, ci deve provare da lontanissimo Del Testa, palla che rimbalza sul ferro e può correre Costa Volpino con Tracchi che va da Guerci, frontale, tiro del lungo ospite e primo canestro anche per lui. 5-0 la partenza sprint di Costa Volpino. Ora Bertolini che va a servire Ballini sui blocchi, Ballini toccato dal numero 7 Baroni, primo fallo anche per gli ospiti e rimessa eseguita da Cecina con 14 secondi ancora da giocare, Del Testa che va a prendere palla, poi serve Ballini che è ancora marcato da Furlanis, Ballini lo batte e ancora Furlanis al fallo, è il secondo di squadra, di nuovo 14 secondi, stesso schema, e ora è Ballini però che va
a ricevere, sempre marcato allo stesso Furlanes, palla vicino al canestro per Cappanni, fuori per Bertolini che si avvicina, è marcato da Guerci, dentro e fuori il pallone di Bertolini e Tracchi può riportare in avanti i suoi. Furlanis per il 13 Coviello che va ad attaccare K e mette a segno i primi due punti. Ancora a secco l'attacco invece cecinese, Bertolini che non se la sente di tirare, apre su K, vicino K, deviata la palla dal numero 7 Baroni, rimessa con 12 secondi per i rossoblù. Del testa fuori per Vallini, chiama il blocco alto di Cappanni, poi va a avvicinarsi, gli viene toccata la palla, fuori per Del Testa che ci prova e mette la prima tripla della gara, primi tre punti per Cecina. Ancora Vallini a marcare Furlanis, poi viene Del Testa che fa carambolare la palla sulla gamba di Tracchi e recupera il pallone. Lo stesso Tracchi vuole un po' più calma dei suoi. Vallini ora si riporta in attacco, va a giocarsi un uno contro uno e subisce ancora un fallo da Baroni, è il terzo di squadra per la formazione ospite, che cambia subito anche Baroni, entra il numero 8 Caramatti, anzi no, entra il numero 6, mi sembra, sì, numero 6 Castelluccia. Ancora Del Testa per Vallini, ancora blocchi per il play rossoblù che attacca ancora la difesa, palla per Cappanni che sbaglia da sotto, poi viene fermato anche Bertolini e Tracchi può ritornare in attacco, sempre marcato da Del Testa, poi Castelluccia che ha un buon tiro da fuori, sbaglia ma c'è un tap out di Costa Volpino. Costa Volpino ancora in attacco, viene liberato Coviello, poi ancora Tracchi, anche lui buon tiratore, fuori per Guerci che ci prova da tre punti, sbaglia, c'è una spinta a K non fischiata e Coviello può mettere a segno sul rimbalzo portando i suoi a quota 9. Vallini in arresto, sbaglia, rimbalzo lungo conquistato da Del Testa. Ancora Vallini, chiama lo schema 1, vediamo chi sarà, chi uscirà dai blocchi, è Del Testa, ancora marcato da Tracchi, lavora ancora sul blocco di Cappanni, si avvicina, viene poi sporcato da Castelluccia, ancora fuori per lo stesso Castelluccia, ma è Bertolini che questa volta conquista palla e attende il rientro di Vallini per consegnare il pallone. Vallini ad attaccare ancora, poi K che si trova contro Coviello, deve andare al tiro, canestro è convalidato e questa volta si fischia anche il fallo è di Castelluccia, arriva quindi al bonus con questo fallo la formazione ospite, mentre K può andare in lunetta per provare a incrementare il punteggio personale, quello di Cecina, per riportarsi sul meno 3. Si provvede intanto a asciugare il parquet, è arrivato il primo caldo anche della stagione. K in lunetta, realizza il supplementare. Ora ancora il numero 10 Furlanis a gestire il pallone, poi va dal play Tracchi per Coviello che si apre
e mette a segno anche da tre. Coviello, giocatore di scuola Stella Azzurra, riporta subito a 6 il vantaggio ospite. K marcato dallo stesso Coviello, fuori per Bertolini che è solo, ci deve provare, mette la tripla anche Roberto Bertolini. Tripla contro tripla, si ritorna al meno 3. Ora va in difesa la formazione cecinese, palla che Cappanni ruba a Guerci e Vallini va ancora in attacco, poi va da Bertolini. Viene annullato questo canestro, viene fischiato un tocco di piede della difesa che nessuno ha visto. Palla comunque ancora per il rossoblù e Vallini può ancora giostrare, va ad attaccare fino in fondo, viene toccato ancora Vallini che, al quale viene poi rubata palla. Tracchi va in contropiede, fuori per Castellucci, ancora Tracchi e si riparte con lo schema con Coviello che viene a sfruttare il blocco, poi ancora Furlanis, palla per Guerci dalla media, Guerci mette il frontale e riallunga il vantaggio. K viene fuori dalla linea a 3 punti, poi deve servire Bertolini, il quale gestisce questo pallone ancora con Vallini che si allarga, viene toccato e realizza prendendosi anche il fallo di Furlanis. E andrà anche in lunetta per un tiro aggiuntivo. Furlanis arriva a 2 falli, anche lui lascia il campo, entra questa volta Marisi. Vallini in lunetta per provare questa trasformazione, sarà poi forse un po' di pressing, realizza Vallini con Cecina che sale a 12, c'è infatti un po' di pressing che è battuto dalla formazione ospite, ora Cecina si piazza a zona, ancora Marisi per Tracchi, per Guerci che è molto alto, poi Tracchi, si deve provare Marisi appena entrato e prova molto bene perché realizza subito una tripla. Non era certo l'uomo più indicato per tirare, ma evidentemente lo schema è stato ben congegnato. Ancora Vallini sui blocchi per Bertolini, frontale di Bertolini che realizza. Ora il gioco si è un po' più sciolto da parte di entrambe le formazioni, cambiata la marcatura con Tracchi che ora è stato preso da Vallini. Ancora lo stesso Vallini che va a commettere però fallo, va a quota 2, come 2 sono i falli di squadra di Cecina. Ed esce pertanto Vallini con Bedini che entra al suo posto. Rimessa dal fondo da effettuare da parte della formazione ospite con Marisi e del test, anzi K che recupera una palla, va da Cappanni che in contropiede corre bene sulla linea laterale, va a mettere dentro il meno 1. Marisi è marcato da Bedini, è ritornato del testa su Tracchi, giochi sulle blocchi con K preso in contropiede e quindi costretto al fallo. Il terzo di squadra si riprenderà con la rimessa dalla linea di fondo che sarà effettuata dal Coviello. Ancora
linee esterne per l'attacco, lavora Coviello sul blocco, deve affrettarsi ora a tirare Costa Volpino, non lo fa, Cecina recupera una buona palla con K che si arresta e tira da tre punti, realizza Tommaso K per il primo vantaggio cecinese a quota 19. Ora Marisi fuori per Castelluccio, ancora Tracchi per il suo pivot che però non può recuperare questo pallone, c'è subito il time out da parte di Gabrielli che ha visto l'inversione di tendenza di questi minuti e quindi richiama i suoi per congegnare attacco e difesa. Squadre che tornano in campo con gli stessi quintetti, vediamo che Bertolini fa gestire il pallone a Bedini che lavora lateralmente per servire del testa ma non ci riesce, poi va da K, siamo vicini alla fine ma K dà una buona palla a Cappanni che appoggia da sotto misura, ancora difesa uomo, ha cambiato subito la sua difesa la formazione cecinese, Tracchi ora si avvicina, fallo di Del Testa, è il quarto, il primo per lui, dalla prossima si tirerà anche per la formazione ospite che intanto cambia Castelluccio e mette in campo Caramatti, anzi no, vengono dati addirittura due tiri su questa entrata. Tracchi quindi in lunetta, sbaglia il primo. Realizza il secondo, primo punto per lui. Costa Volpino a meno 3, ancora Bedini in attacco per K, Bertolini sempre fuori, poi Del Testa che vuole sfruttare rispetto a Tracchi, l'altezza lo fa molto bene mettendo a segno un semigancio e si prepara anche il cambio di Fratto, Tracchi sempre marcato da Del Testa, poi Caramatti per Guerci che vuole andare sul fondo, gli viene dato invece il centro, bello comunque il semigancio di Guerci che gioca molto lentamente ma ha una buonissima tecnica, intanto Bedini batte una volta la difesa, poi torna sui suoi passi, ritorna ancora ad avvicinarsi e il pallone poi rimane in bilico sul ferro e vediamo che sarà segnato di nuovo a Cecina, mentre esce K ed entra Fratto, sono 11 secondi che rimangono per l'azione, sarà lo stesso Fratto a effettuare la rimessa dalla linea di fondo per Del Testa, sempre affrontato da Tracchi, lo batte, poi va da Cappanni che
sbaglia da sotto, poi ci sono anche due tapin che non vanno a buon fine. Tracchi in con Costa Volpino che arriva a quota 22, 23-22, quindi il parziale del primo quarto. Si rientra in campo per il secondo quarto con Cecina che manda in campo Franceschini al posto di Cappanni. Sarà Costa Volpino che effettuerà la rimessa per l'inizio di questo secondo quarto e rimane con lo stesso quintetto in campo. Anzi, Cecina rimanda in campo anche Vallini, è uscito del testa. Quindi Vallini, Bedini, Fratto, Bertolini e Franceschini. Questo il quintetto scelto da Federico Campanella per l'inizio della seconda frazione. Ed è proprio Vallini che va a incollarsi sul play avversario. Palla per Caramatti, poi Marisi. Ancora per Coviello che torna dal suo play quando siamo vicini alla termine della frazione. Poi Coviello riceve una buona palla da sotto e la mette a segno, riporta in vantaggio la formazione ospite. Bedini vicino al canestro, rimbalzo è conquistato da Guerci. Tracchi si arresta, è solo, sbaglia però la tripla, il rimbalzo è conquistato da Vallini per Bedini che va sulla linea centrale, poi si va ad avvicinare, fuori ancora, Fratto per Franceschini che lavora su Guerci, poi sbaglia e il rimbalzo è di Coviello per Marisi. Lo stesso Guerci che vuole avvicinarsi al canestro, fallo di Fratto su di lui, primo fallo. E rimessa che sarà effettuata dal fondo da parte della formazione ospite. Caramatti ancora per Guerci che riconsegna a Tracchi, c'è uno show di Franceschini che ritorna subito su Guerci, palla toccata da Bertolini quando mancano 5 secondi, rientra poi Baroni ed esce Tracchi. Sono 5 secondi che mancano, si apre per il tiro da 3, Coviello, anche questo stasera una beneficiata per Coviello che è già a quota 12, è lui l'uomo più pericoloso della formazione ospite. Bedini lavora sul blocco, poi ancora fuori per Bertolini che perde questo pallone,
ancora Campanella che chiama il minuto sul meno 4 e palla in mano alla formazione ospite. Squadra in campo, rimessa che viene effettuata da Marisi, c'è un po' di pressing da parte di Vallini, difesa sempre a uomo, show di Franceschini che poi ritorna indietro, ancora da tre punti gli ospiti, ma il rimbalzo stavolta è preda di Cecina. Ancora Franceschini che gioca a due, poi Bertolini, ancora Bedini, sempre però troppo su linee esterne, si libera bene, ma il tiro entra ed esce per Bedini. Ancora Marisi in possesso del pallone, poi si ferma, deve andare da Guerci che viene quasi raddoppiato, palla fuori per Caramatti che sbaglia, blocco di Franceschini per Vallini che si avvicina e mette a segno in entrata, ritorna a meno 2 Cecina che ha preparato anche Schiano sulla sedia dei cambi. Ora è Caramatti marcato sempre da Fratto per Guerci che si avvicina, c'è un fallo a Franceschini, secondo di squadra, sono 0 ancora la formazione ospite. Vediamo che esce Bertolini e va in campo Schiano, mentre esce anche Guerci ed è Castelluccia che va a prendere il suo posto. Marisi linee esterne, ancora per Caramatti che si apre per il tiro sbagliato, palla che esce, è assegnata a Cecina, si erano agganciati Schiano e Coviello ma non è stato fischiato da nessuna parte il fallo. Ancora Bedini che riceve il consegnato, poi vorrebbe andare da Franceschini che riceve, prova ad avvicinarsi e viene fischiato un fallo in attacco. Si era trovato su un Castelluccia. Un po' di pressione da parte di Cecina con Baroni che riesce a ricevere, ancora per Marisi, fuori poi Caramatti con palla ancora per Castelluccia che va al tiro, sbaglia e Schiano che recupera un buon rimbalzo con un tagliafuori su Coviello. Bedini si avvicina, bella palla per Franceschini che schiaccia e riporta in parità il punteggio. Ancora Baroni
per Castelluccia, che è marcata in questa occasione da Schiano. Si vuole avvicinare, perde quasi la palla, poi fortunosamente mette a segno i due punti. Non poteva più fare altro che tirare a quel momento. Abbastanza fortunato, ripetiamo. Ora c'è un fallo. Vediamo a chi viene fischiato il fallo. Il fallo del numero 8. Quindi fallo per Caramatti, primo. E primo di squadra per gli ospiti. C'è un po' di spiegazioni da parte dell'arbitro con Campanella. Tutto pronto, ora si può rimettere. Ancora palla a Franceschini, che si avvicina. Semigancio, sbagliato. Questa volta il fallo viene fischiato a Bedini in attacco. È il quarto di squadra. Quando siamo entrati nella seconda metà del secondo quarto, Caramatti per Marisi, ancora per Castelluccia, aperto da tre punti, sbaglia, Vallini al rimbalzo. Castelluccia è un buon tiratore da tre, ma in questo caso ha sbagliato. Ora anche Fratto si va a avvicinare, fuori per Bedini che sbaglia, viene fermato fallosamente dal numero 10 Furlanis, che arriva così al terzo fallo. Ci dovrebbero essere i tiri, no, in questo caso non vengono dati. Diversa misura nei due lati del campo, è stato dato prima a Tracchi, in questo caso niente tiri. Lo stesso Tracchi entrerà dopo il minuto al posto di Furlanis, che ha raggiunto quota tre falli. Rimessa per Cecina con Vallini fuori dalla Liga da tre punti. Si arresta ancora, va da Franceschini che viene toccato ma riesce a realizzare da sotto per la nuova parità. Ora Tracchi a gestire il pallone su Marisi. Ancora Caramatti per Castelluccia che va ad avvicinarsi. Franceschini viene colto in fallo sull'entrata, è il suo terzo, e quindi Castelluccia andrà in lunetta per due tiri liberi. Entra, c'è un cambio per Cecina con Bertolini che entra per Franceschini. E andrà a prendersi lui cura di Castelluccia. Castelluccia che può riportare avanti i suoi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo, arriva a quota 4 personali. Palla
palla che arriva a Bedini per Bertolini, poi per Schiano che va a avvicinarsi, sbaglia da sotto, Tracchi può andare in contropiede con Marisi che si ferma, poi un tiro mal consigliato di Caramatti che infatti prende solo il ferro. Fratto deve riaprire per Vallini che chiama di nuovo lo schema con i due post alti, va ad attaccare il ferro e sbaglia da sotto, però in questo caso palla che Coviello porta sotto canestro, c'è il fallo per Schiano e quindi tiri liberi ancora. Questo secondo quarto è cambiato il come viene fischiato, vengono ora concessi due tiri liberi. Preciso Coviello dalla lunetta, può riportare a più 4 i suoi. Realizza ancora Coviello, ritorna a più 4 Costa Volpino in una partita sempre molto equilibrata. Ancora Bedini in possesso di palla per lo stesso Schiano, poi Vallini che apre per Fratto, palla recuperata da Bedini al quale viene fischiata infrazione di passi, annullato quindi ancora questo canestro come quello precedentemente per l'infrazione di piede della difesa. Pronto a rientrare K, Caramatti perde palla con Fratto che va da Bedini, ancora per lo stesso Fratto che viene fermato fallosamente, vediamo di chi è il fallo. Fallo viene assegnato a Castelluccia. Non si capisce perché sul tiro debba dare lato. Esce lo stesso Fratto e va in campo K, già due le situazioni in cui non sono stati assegnati i liberi a Cecina. Ancora Vallini che va a avvicinarsi, sbaglia da sotto, però c'è Bertolini che prende, sbaglia ancora del testa, viene questa volta probabilmente ci saranno i tiri con Castelluccia che va al terzo fallo e Cecina che ne approfitta per mandare in campo di nuovo Cappanni. Esce Castelluccia, ritorna Guerci, ancora a quota zero come falli. Del testa in lunetta. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Ritorna a meno 2 elettromeccanica che ora è in difesa su questo nuovo tentativo offensivo degli ospiti. Ancora Coviello fuori per Caramatti che tira da 3 ma sbaglia, il rimbalzo è di Del Testa che chiama lo schema 3, è marcato da Tracchi, va da Vallini, ancora K che viene fermato fallosamente, il fallo è di Caramatti e K ora potrà andare in lunetta perché anche la formazione ospite ha esaurito il bonus.
Cappa realizza il primo libero. Realizza anche il secondo e riporta in parità il punteggio a quota 33 quando siamo già negli ultimi due minuti della seconda frazione. Marisi ancora per Tracchi, schema testa per Costa Volpino. Tracchi in penetrazione realizza. Ancora Vallini che chiama lo schema 1. Va da Cappa che si vuole avvicinare a canestro. Per Cappagni, ancora per Vallini, liberato dal blocco. Vallini poi scarica, ma il pallone è preda di Caramatti che va a segnare con i primi due punti della partita, ma valgo di nuovo il più 4. Ancora blocchi per liberare Vallini che viene spinto da Marisi. Primo fallo anche per lui e due liberi per Vallini. Buono il primo. Buono anche il secondo per Vallini che arriva a quota 7. Fallo di Del Testa su Tracchi che era andato in penetrazione. Ci sono quindi due tiri liberi. Poi 34 secondi e 8, quindi non potrà andare fino al termine la formazione cecinese, mentre intanto Bedini prende il posto proprio di Del Testa. Tracchi in lunetta per due tiri liberi. Realizza il primo con l'aiuto del ferro. Realizza anche il secondo. Di nuovo Vallini, schema 2 per l'attacco cecinese, con Bedini che cerca di uscire dai blocchi, poi va a sfruttarne un altro, ancora uno, sempre però troppo esternamente. C'è un cambio ora con la palla che arriva a Cappanni, che riapre fuori, deve tirare da 3 Bedini. Sbaglia purtroppo e c'è l'ultima possibilità per Tracchi. Ancora fuori la formazione ottica che realizza anche questa volta sulla sirena con Marisi e quindi chiude sul più 6, sul 35-41 il secondo quarto.
tutto pronto qui al Pala Poggetti per il terzo quarto, con Cecina che manda in campo il suo quintetto con Fratto, Del Testa, Vallini, Cappa e Cappanni. Risponde con Guerci, Tracchi, Marisi, Baroni e Coviello, la formazione ospite. Del Testa in palleggio, va da Vallini che si apre, poi deve appoggiare su K, il quale in arresto e tiro non ottiene il canestro. Rimbalzo di Guerci con Tracchi che va a servire per le linee esterne Marisi, poi ancora Guerci che si gira verso il fondo. Fallo per Cappanni sull'entrata di Guerci e rimessa dal fondo per la formazione ospite. Tracchi si apre subito per il tiro da tre, sbagliato, poi Cappanni sbaglia a passare il pallone a Vallini e quindi gli ospiti possono ritornare in attacco con Marisi per Coviello, ancora per Guerci che si gira e tira e realizza con il frontale. Guerci, i primi due punti della ripresa, prima volta per la formazione ospite a più 8. Fratto per K che si avvicina, sbaglia da sotto, rimbalzo di Baroni. Molti gli appoggi da sotto misura che non sono andati a buon fine per i rossoblù. Formazione ospite che va ancora da Guerci che si avvicina, fuori per Marisi che ci deve provare da tre, sbaglia e poi K si fa prendere un rimbalzo da Coviello. Si comincia a combattere un po' troppo sotto i due canestri, il fallo è di K. Ci saranno due tiri per Coviello. Viene richiamato anche Cappanni, non sappiamo per quale motivo, visto la discussione era fra Coviello e Fratto. Vengono avvisati gli allenatori, dei tecnici, del possibile tecnico che se continueranno ancora Coviello in lunetta per due tiri liberi. Sbaglia il primo. Realizza il secondo. Siamo a più 9. Vallini per Del Testa, ancora Cappanni marcato da Baroni, per Fratto, anche lui toccato da Guerci, ma mette comunque a segno i primi due punti della sua gara. Si lavora ancora sui blocchi con Guerci che prende palla, si apre per un tiro frontale sbagliato e palla che viene assegnata ai rossoblù. Schema 1 per Cecina, doppio blocco alto per Vallini, poi Del Testa che riceve, si arresta dalla via a tre punti, sbaglia da fuori,
non c'era copertura al rimbalzo e può ritornare a giocare in attacco la formazione ospite. Fuori per Marisi, dentro per Guerci, con K che è costretto al fallo sul taglio di Coviello e gli dà due tiri l'arbitro. Fallo era stato fatto sulla ricezione, ma evidentemente, anzi, il fallo è sul numero 7 Baroni. Realizza Baroni. Sbaglia il secondo, si resta sul più 8. Fallo non fischiato anche in questo caso su Vallino. Ancora una volta il fatto viene toccato ma non viene fischiato nulla. Ora è Fratto che va vicino al canestro, ma evidentemente si sono un po' ingoiati il fischietto i due arbitri. Palla recuperata ora da Del Testa. Cecina non se la prende più di tanto, c'è una palla per K che viene toccato ma realizza comunque il canestro e torna a meno 6, ora piazza la zona Cecina. Guerci viene scippato del pallone, K può andare in attacco per Vallini che va da Cappanni, bella palla per Fratto che si gira, tira ma sbaglia. Ancora zona per Cecina, linee esterne per l'attacco, poi ancora Guerci alto in punta, fuori per Tracchi, ancora Marisi è obbligata a tirare. Resta meno 8 Cecina. Siamo ancora in una condizione di gioco esterno. K va vicino al canestro, realizza in un bel sottomano. Ancora zona con Bertolini che si prepara sulla sedia dei cambi. Fuori per Tracchi, va ad avvicinarsi, fuori ancora, fallo di Fratto, è già il quarto fallo a zero anche in questo tempo, esce Fratto e entra Bertolini. E ancora una volta vengono assegnati due tiri. Stavolta è Coviello, ancora una volta fallo sulla ricezione, ma Coviello può andare a realizzare, arriva a quota 16 personali. Sbaglia il secondo, Cappanni al rimbalzo. Ancora Vallini, questa volta finalmente si fischia un fallo su di lui. C'è poi un cambio, entra Caramatti ed esce Coviello. Palla ancora per Vallini. E Bertolini sente, tira da tre, realizza. Ancora zona, fuori per Tracchi, poi Guerci, ancora lo stesso Tracchi per Marisi, fuori per Baroni, deve provarci dalla lunghissima. Caramatti, non poteva fare più altro, ha tirato, ha realizzato la tripla anche lui, che riporta a più 7, mentre Bedini è ancora sulla sedia dei cambi.
Ora è Vallini in possesso della palla, viene toccato, non si fischia. Realizza ancora Vallini da tre. Ora hanno scaldato le mani entrambe le formazioni. Ancora meno 4 e ancora a zona. Marisi per Caramatti, viene alto Baroni, ancora Guerci, frontale per lui, sbaglia finalmente un tiro anche Guerci. Vallini può ritornare in attacco con Del Testa che va da Cappanni. Cappa prende sul, poi deve andare ancora da Cappanni che ci prova dalla media, realizza Cristian Cappanni, il meno 2. Si preparano due cambi sulla panchina di Cecina, ancora Marisi per Guerci che è venuto molto alto in punta, ancora Caramatti, questa volta non va, è stata buona l'uscita di Cappanni sul tiro. Cappa va a sfruttare il mismatch, poi va a Bertolini che ha un tiro aperto ma lo sbaglia e Tracchi può ritornare nella metà campo offensiva. Si va sulla linea di fondo, poi fuori, ancora Caramatti, poi vuole andare da Guerci vicino a canestro, si gira e realizza Guerci. Quasi infallibile da quella piastrella Guerci, che ripetiamo non si muove ma gioca molto bene tecnicamente. Ora spezza un raddoppio Vallini ma non gli viene fischiato il fallo. Bertolini, gli viene addirittura fischiato un'infrazione di passi. Esce Baroni, rientra Castelluccia, esce Del Testa, entra Bedini, esce anche Cappanni e va in campo Franceschini. Ritorna a uomo la formazione cecinese. Quando siamo entrati negli ultimi due minuti ci sono sempre 4 punti da recuperare. Caramatti ancora per Guerci che va da Castelluccia, sbaglia il tiro piazzato Castelluccia e può ritornare K in attacco. Poi Bedini, il consegnato da parte di Bertolini che riceve di nuovo. Franceschini non riesce a ricevere per la guardia della formazione ospite, poi Vallini che viene toccato da Castelluccia, è il quarto fallo di Castelluccia e Vallini andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Mentre lo stesso Castelluccia esce e va in campo Coviello. Cecina che prova con Vallini dalla lunetta. Realizza Vallini, realizza anche il secondo, poi viene cambiato da Del Testa, va a prendersi un po' di riposo. Ancora difesa individuale con Tracchi che va ad attaccare, poi si avvicina ma sbaglia e la palla è controllata da Franceschini che può servire Del Testa, è lui ora che gestisce questo pallone. K in mezzo all'area seguito sempre da Caramatti, uno contro uno per K, poi palla per Franceschini che siamo a 4 secondi, deve tirare, sbaglia, il rimbalzo di Bedini e altra azione per Cecina che vuole allungare il più possibile questa situazione. Ancora Del Testa che va ad avvicinarsi e realizza bene
sotto mano, il 53 pari, chiama time out Gabrielli che vuole organizzare al meglio quest'ultima azione del quarto. Sul primo e sul secondo quarto hanno segnato proprio sullo scadere gli ospiti, quindi vorrà cercare di replicare quell'azione. Cechina non può spendere falli, ha raggiunto il bonus. Mentre ne aveva ancora due da spendere, poteva farlo Costa Volpino, non l'ha fatto su quest'ultima azione, quindi del test è riuscito con un bel sottomano ad andare a impattare a quota 53. Difesa individuale per Cecina che mette anche un po' di pressione alla rimessa ospite. Vediamo che è Marisi che riesce a prendere palla, va da Tracchi che si avvicina per Guerci, tiro che questa volta entra ed esce. Non c'è l'ultimo tiro, 53 pari è il punteggio quando vanno a iniziare gli ultimi 10 minuti di gara. Costa Volpino ritorna con Furlanis in campo al posto di Tracchi. Marisi giostra in posizione di play, marcato da Bedini. Cappa su Caramatti, uscita di Marisi, poi Guerci con il pallone che è recuperato di nuovo dagli ospiti. Guerci va al tiro da tre, sbaglia e sul rimbalzo viene segnalato ancora un fallo a Cappa. È il terzo per lui. Rimessa effettuata dal fondo da parte della formazione ospite. Ancora Marisi,
per Furlanes e poi per Caramatti. Gira per linee esterne il pallone di Costa Volpino, lo viene a prendere Guerci molto alto, poi Caramatti da tre punti. Quello che non ti aspetti, non il miglior tiratore da tre della formazione. Ora Bedini per Del Testa in punta, ancora per K che si avvicina, poi va da Franceschini, spinto, non si fischia, ancora Franceschini dalla media, realizza un bel tiro frontale. Ritorna nella metà campo di attacco Costa Volpino, vuole a tutti i costi andare da Guerci che gioca in uno contro uno, ma questa volta viene fermato. Bedini può andare in attacco, Bertolini tiro aperto e realizzato frontalmente da parte di Bertolini. Buone queste esecuzioni, mentre intanto si prepara ancora il rientro di Vallini. Caramatti ancora per linee esterne con Guercia, ancora per Caramatti dalla solita piastrella. Consecutivo per questo giocatore, che non era certo famoso per le sue percentuali da tre, ma evidentemente stasera vede tutto facile. Ora Bedini ci prova anche lui da tre punti, sbaglia, rimbalzo è toccato da tre o quattro mani, ma poi finisce in quelle di Marisi che torna in attacco. Ancora Caramatti per lo stesso Marisi, poi Guerci che al solito cerca di avvicinarsi, palla vicino al canestro, questa volta non si recupera, poi palla che finalmente viene fischiato un fallo agli ospiti, è il terzo di Baroni. Un fallo di squadra per tutti e due, esce Del Testa intanto e va in campo Vallini. Giocati tre minuti dell'ultimo quarto, partita ancora sul filo dell'equilibrio. K per Bedini che esce dai blocchi, anzi no, ora è Franceschini che consegna K stesso. K viene toccato, Franceschini fermato fallosamente. E il quarto fallo di Furlanes, Franceschini questa volta dovrebbe andare in lunetta, mentre esce Marisi e torna in campo Tracchi. Franceschini in lunetta, realizza e realizza anche il secondo, riportando tutto in parità quando mancano 6 minuti e mezzo alla fine di questa equilibratissima e combattuta gara. Ancora Guerci per Coviello, infrazione di passi, anzi no, viene fischiato un fallo a Franceschini, c'era stata infrazione di passi, fischiato invece il quarto di Franceschini, lo lascia in campo però coach Campanella. Ora è Tracchi che ha la palla, va poi da Furlanes,
ancora Guerci che si gira, tira, questa volta buona la difesa di Franceschini che lo costringe all'errore. Ancora Bedini, fermato fallosamente da Guerci. È solo il primo fallo di Guerci, ma ci sono comunque due liberi per Angelo Bedini. Realizza Bedini. Realizza anche il secondo. Chiacchino si porta in vantaggio di 2 con Tracchi che chiama lo schema testa, va a attaccare Vallini, poi gioca sui blocchi, ancora sui blocchi per Caramatti che si apre e segna ancora da 3. Ripetiamo, non fare tirare questo giocatore che stasera vede come una vasca da bagno il canestro avversario. Riporta ancora un punto di vantaggio la sua formazione. Vorrebbe consegnare Bertolini, poi va a sbagliare da sotto. C'è fallo non fischiato, ma Franceschini mette comunque a segno ancora 2 punti per il minimo vantaggio rosso-blu. Tracchi in palleggio per Guerci che tira frontalmente, realizza, lasciato solo Guerci. Lui e Caramatti, giocatori più pericolosi di questa squadra. Intanto K va a giocarsi l'uno contro uno, poi si ferma, deve andare da Bedini che realizza un mezzo gancio anche abbastanza strano e fortunato, però va a segno, ritorna a più 1, alternanza ora di vantaggi. Furlanis viene alto e va da Caramatti che gioca a 2 con Guerci, poi palla che tocca sul piede ma arriva comunque in mano a Guerci che segna ancora frontale. Vanno a iniziare gli ultimi 4 minuti, Bedini si avvicina al canestro, gli viene segnalata una palla accompagnata, palla quindi di nuovo alla formazione ospite, esce Cappanni e via in anzi entra Cappanni per Franceschini, entra anche Del Testa per Bedini. Palla ancora per gli ospiti. In attacco ora Costa Volpino quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti. Ancora Tracchi in uno contro uno. Va a sbagliare da sotto in entrata e ora è Vallini che invece va ad attaccare, viene toccato ma non si fischia assolutamente nulla, viene toccata anche K e poi Bertolini al rimbalzo mette a segno il nuovo più 1. Caramatti fuori nella linea da 3 punti per ancora Guerci. Cappanni commette fallo, non vuole far tirare, arrivano a 3 falli di squadra, Cecina. Vediamo cosa stanno discutendo l'arbitro con gli ufficiali di campo. Sappiamo di cosa stanno discutendo.
viene fatto scorrere il tempo. Evidentemente il cronometro non era partito. Comunque si riprende quando mancano 3.08 e 14 secondi per l'attacco di Costa Volpino. Palla che viene controllata da Coviello, poi Tracchi che si arresta e tira, realizza dopo aver spostato Vallini. Ancora problemi con il tempo. È ritornato intanto in vantaggio di uno la formazione ospite. Sono stati giocati 8 secondi. Secondo le indicazioni del tavolo, tempo non parte nemmeno ora, si va col cronometro a mano. Ora è Vallini che porta palla, va ad attaccare, cerca la penetrazione, poi apre per K che ci prova da 3 e K realizza da 3 punti. Ora è un vantaggio di 2, ancora Tracchi per Marisi, per lo stesso Tracchi che va a giocare sul blocco, fuori per Guerci, poi per Marisi, stoppato da Cappanni che ferma l'azione degli ospiti. Ora è Vallini che va da K, ancora marcato da Caramatti. K si arresta, va al tiro da 3, sbaglia. Rimbalzo però è di Bertolini che due punti molto importanti e c'è il time out chiamato dagli ospiti. Non sappiamo quanto è il tempo mancante. Ora gli ospiti riprenderanno con la rimessa nella metà campo ospite. Mancano meno di 2 minuti chiaramente, visto che la rimessa sarà effettuata anzi mancano più. Vediamo che viene richiamato, infatti mancando meno di 2 minuti deve essere effettuata la rimessa dal lato. Ecco che palla per Caramatti, ancora fallo di Cappanni, è il quarto di squadra.
terzo per lui, ci sono 16 secondi ancora da giocare. Asciugato il terreno di gioco. Palla fuori ancora per Coviello, poi di nuovo per Tracchi, vediamo che è di nuovo Caramatti, va da Guerci. Guerci è fermato con il numero 5 Marisi, che riesce a realizzare proprio sulla sirena. Ora Vallini chiama lo schema, mancano 12 secondi per il tiro, deve andare velocemente al tiro, lo farà probabilmente del testa, anzi lo fa fratto da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Cappanni che dà ancora 24 secondi a Cecina, che può nuovamente attaccare, controlla il pallone e il tempo. Vallini ancora per Fratto, che va da K, ci deve provare da lontanissimo, bomba che porta a più 5 Cecina, e c'è ancora un time out, giocata molto bene questa palla. Sappiamo quanto manca al termine, esauriti i time out da parte della formazione ospite, che ora rimetterà nella metà campo. Rimessa ospite con ancora palla che viene comunque controllata da Tracchi, che si vuole avvicinare, riesce a realizzare fortunatamente, palla che gli è ricaduta in mano 3 o 4 volte, fallo poi dello stesso Tracchi per andare al bonus, palla che ora deve assolutamente arrivare nelle mani di Vallini. Time out per Cecina, che vuole andare a giocare in attacco chiaramente, e pallone che in tutti i casi deve arrivare nelle mani di Vallini o in subordine anche in quelle di K. Vediamo cosa avrà disegnato Campanella per questa rimessa rosso-blu. Vediamo che è del testa che va a rimettere. Ripeto, importante palla in mano a Vallini o K per questo
infatti è proprio K che la prende, c'è un fallo di Caramatti. K in lunetta per due tiri liberi. Importante, importante almeno uno, due sarebbe al meglio. Anche il secondo, ritorna più 5 Cecina, Tracchi vicino al canestro, sbaglia ma del testa ha commesso fallo, anche ingenuamente perché ci poteva stare il tiro, il canestro e il tiro libero. Sbaglia Tracchi invece. Realizza il secondo e c'è time out richiesto ancora una volta a Cecina che vuole portare in attacco la palla. Stesso schema. Pronti per il rientro. Ancora del testa che effettuerà la rimessa. Vediamo se ancora una volta riuscirà a trovare K oppure Vallini. Ecco lo stesso K che si libera, ora è Vallini che va da del testa, non viene raggiunto, poi Vallini, viene fermato fallosamente, ma sono già passati altri secondi, intanto Coviel al primo fallo, Vallini in lunetta per provare a riallungare è stato fischiato addirittura un antisportivo. Il primo, anzi no, non è un antisportivo, sbaglia comunque Vallini, realizza il secondo che porta di nuovo a più 5, Tracchi, infrazione di passi, palla per Cecina e dovrebbe chiudersi qui probabilmente la gara con del testa che va a portare la palla nella metà campo avversaria. Coviello ancora al fallo, del testa in lunetta per due tiri liberi. Secondo che porta a quota 79, probabilmente sta scadendo il tempo, tempo esaurito, 7-9-7-3 la vittoria del Basket Cecina che sancisce anche la salvezza per i cugini del Don Bosco di Livorno e per Castavolpino invece c'è la lotteria dei playout.
e con le cronache sarà per la prossima stagione. Buonanotte.